Buongiorno avventurieri, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del mio ultimo acquisto. Una lampada per la mia bicicletta. Visto che stiamo andando verso l'inverno e le giornate si accorciano, ho deciso di acquistare una nuova lampada. Io ne ho già una, ma fondamentalmente ha due difetti. Il primo è che ha la batteria esterna e si può caricare solamente con un suo apposito caricabatterie a 220. E il secondo difetto è che non ha il power bank. E allora abbiamo preso questa. Allora è una 1200 lumen, non sono tantissimi, ma poi andremo a provarla e vediamo se ho preso la lampada giusta o ho sbagliato. E seconda cosa che mi ha fatto scegliere questa lampada è che è un power bank da 5200 mAh. Non sono tanti neanche questi, ma in caso di necessità, come mi è successo l'ultima volta, sono rimasto a piedi con il Garmin perché non era carico a sufficienza e con questo io posso, ovviamente, se mi prendo sul cavo del Garmin, perché altrimenti non si carica niente. Con il suo cavo io ho la possibilità di ricaricare il mio Garmin e continuare per la mia traccia. Un'altra particolarità di questa lampada è questo timer che mi dà la durata della luce in base all'intensità. Vedete che cambia perché ha tre intensità diverse e due tipi di flash. Questa cosa non mi dispiace, nel senso che so se devo stare un attimino indietro, magari tenere la potenza un attimino inferiore, se so che devo fare ancora tanta strada o se comunque l'ho già usato una volta per caricare qualcosa. Non so, sono a piedi col cellulare, sono a piedi con il Garmin. E è in alluminio, pesantina, però facendo questa funzione da power bank leggera non poteva essere. E adesso la montiamo e vi faccio vedere come sta sulla bici. Eccoci qua. Allora, questo è il supporto con la sua testina girevole. È un po' plasticone, eh? Però magari mi sbaglio. Il sistema è estremamente semplice. Fatto. Poi qui c'è la sua slitta, si va a inserire, poi si vede come regolare, si tira. Gioco è fatto. Un'altra cosa che mi ha fatto scegliere questa pila è che io la posso togliere. Me la posso portare in tenda se sono da qualche parte e devo guardare in un punto specifico. Io la stacco dalla bici, me l'accendo e me la porto dove voglio. Questa cosa mi piace. Nella confezione che l'ho già montato c'era anche questa luce. Questa è la mia vecchia, molto più piccolina, ma comunque ha sempre fatto il suo dovere. Questa è più grande, si carica anche questa con la presa USB. L'unica cosa che, vabbè, tra virgolette, è simpatica, che ha 1,5 milioni di lucine e possibilità, che la mia bicicletta poi diventa una giostra, non diventa più un adventure bike. Vedete che proprio c'è da sbizzarrirsi, non finiscono più. Oh, finiscono. Ragazzi, attendiamo le tenebre e andiamo a provarla. Ok, stiamo andando verso il buio.
luce spenta. Ok, proviamo. Oh, dai. No, no, si vede bene. È già anche regolata giusta. Allora, così mi dà 5 ore e 13 minuti. E se me li tiene per 5 ore, io sono più che a posto. Mentre invece, così, che volendo si può andare anche così, se si è su strade secondarie e non c'è bisogno di farsi vedere, mi dà 11 ore e 45 minuti. Poi bisogna vedere se sono veritieri, eh? Qui 30 ore, i flash che vanno bene di giorno, però così va da Dio. Forse magari si può anche alzare un pochino. No, ma meglio così. Perfetto. Allora adesso torniamo a casa e facciamo due conclusioni veloci. Allora ragazzi, conclusioni. Questo è stato proprio un test così, alla buona. Solo il tempo mi dirà se ho fatto un buon acquisto o meno. Comunque 24 euro, né? Non ho speso niente in confronto alle luci, quelle serie. Però, fondamentalmente per quello che devo fare io, secondo me per adesso mi può andare più che bene. Sono contento, mi piace, il sistema qui sembra solido, ma anche questo solo il tempo ci dirà se va bene o meno. Ho riscontrato una cosa negativa della luce posteriore. Se voi vedete la mia vecchia, è inclinata, perciò vediamo se riesco a farvi capire. Quando il canotto qua è dritto, la luce rimane alta perché il canotto è sempre storto e la luce rimane dritta. Questo qua invece è dritto, perciò quando il canotto, siccome il canotto è storto, la luce va verso la gomma. Ora non so bene, magari farò altre prove, se comunque essendo molto più grande e con queste luci, questi giochi di luce acrobatici, vada bene ugualmente, però io ho riscontrato subito questa cosa perché mi sono fermato un attimo a guardare la luce dietro e mi dava e mi illuminava la gomma al posto di illuminare dietro. Niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like. Se avete delle domande da fare, scrivete sotto nei commenti, mi farebbe piacere dialogare con voi e alla prossima.